amministratore apostolico di Ascoli Piceno. Protocollo 1321, posizione numero 45, Ascoli Piceno, 24 aprile 2023. Al reverendo sacerdote Fulvi Don Francesco, nato ad Ascoli Piceno il 31 ottobre 1989, ordinato sacerdote il 22 ottobre 2016. A seguito della rinuncia in data 16 aprile 2021 del titolare reverendo sacerdote Petrucci Don Franco, si è resa vacante la parrocchia di San Luca Evangelista in Villa Miglia di Folignano, Ascoli Piceno. Poiché i parroci sono i principali collaboratori del vescovo, ai quali, come a pastori propri, è affidata la cura delle anime in una determinata parte della diocesi, sotto l'autorità dello stesso vescovo, voglio che la predetta parrocchia non rimanga priva del mio collaboratore e del suo pastore. Dopo aver pregato il Padre della Luce e chiesto consiglio, che ho giudicato idoneo per pietà, zero pastorale e cultura teologica a reggere la predetta parrocchia. E pertanto, a norma dei sacri canti, con il presente decreto, ti nomino parroco della parrocchia di San Luca Evangelista e Villa Miglia di Folignano, Ascoli Piceno, con tutte le responsabilità e pertinenza ad esse connesse per 9 anni. Secondo quanto stabilito dal 18° Sinodo Diocesano, articolo 80, comma 3. Emessa la professione di fede e adempiuto quanto è prescritto dal codice di diritto canonico e dalle disposizioni diocesane, stabilisco che tu sia immesso nel reale possesso e servizio della medesima parrocchia. Nel nome di Gesù Cristo, sommo ed eterno Maestro, sacerdote e pastore, benedico con affetto te e il popolo che ti affido. Domenico Pompini, amministratore apostolico. Diventeranno un solo gregge, un solo pastore.
Per questo il Padre mi ama, perché io do la mia vita per poi riprenderla di nuovo. Nessuno me la toglie, io la do da me stesso. Ho il potere di darla e il potere di riprenderla di nuovo. Questo è il comando che ho ricevuto dal Padre mio. Parola del Signore. Lettera apposta di nomina, implorata la divina assistenza per il nuovo parroco e resa grazie al Signore, ho dichiarato il reverendo Fulvio Don Francesco, parroco della predetta comunità, che è legittimo rappresentante della parrocchia di San Luca in Villa Vigna di Forignano a Scalcucero. Nella chiesa parrocchiale di San Luca in Villa Vigna di Forignano Asco e Lucero, il giorno 25 aprile 2021. Sintetizzare qualche avviso, grazie, grande, figlio in oceano, è impossibile. È doveroso però provarci. Grazie, Don Franco, per aver coltivato con dedizione totale la vigna che il Signore ti ha affidato il 4 agosto 1974. Sei arrivato in un territorio dove non c'era quasi nulla. Stava nascendo un quartiere. Non avendo una chiesa, hai scelto due luoghi, un garage a Villa Pignalta e la chiesetta di Villa Rozzi. Hai iniziato a radunarci. Noi bambini e ragazzini eravamo contentissimi per l'arrivo di questo giovane prete. Della vita e contemporaneamente continuare ad avere la tua presenza preziosa che rappresenta le nostre radici e la nostra storia. Villa Vigna di Forignano, oggi, 25 aprile 2021. Thank you.
guidarmi, di sorreggermi e di donarmi un poco della sapienza che viene dall'alto. Molto provvidenzialmente la liturgia nella quale sono divengo parroco di Villa Vigna è quella della Domenica del Buon Pastore, e nell'invito che io feci per il mio sacerdozio citai proprio una preghiera di Giovanni Damasceno che si intitola Preghiera di un pastore al buon pastore, e questa preghiera dice pressappoco così: Signore, fammi pastore secondo il tuo cuore, che le mie scelte non si pieghino né a destra né a sinistra, ma rimanendo nella tua forza, fa che le mie scelte possano essere vere fino in fondo. È un po' l'augurio della vastità che mi ha fatto, che mi ha rivolto lei, eccellenza, carissima vescovo Domenico, e la vastità è una cosa che mi è stata spesso insegnata, sia in famiglia, sia nei miei luoghi di formazione. Non è semplice averla, ma oggi la Chiesa ha più che mai bisogno di questo. La ringrazio, eccellenza, per la fiducia che ha voluto benignamente riporre in me, e spero di non deludere le sue attese e le attese dei suoi successori. Alla comunità che so intelligente, bella, non malata, come ho detto tante volte, dopo poco che ero già venuto qui, perché questa non è una comunità malata di autoreferenzialità, lo voglio dire con forza, alla comunità chiedo di pregare per me e di accompagnarmi in questo cammino. Come detto bene prima,
insieme a tanti collaboratori all'interno di questa parrocchia, ha lasciato